Hello guys, ciao ragazzi, buonasera e ben ritornati qui sul mio canale di YouTube. Benissimo, andiamo avanti con il nostro metodo, il metodo Gennari, quindi andiamo a fare la lezione numero 35, l'esercizio 48, ok? Quindi stiamo, come ho detto altre volte, cercando di accelerare il più possibile per rendere disponibile anche questo prima possibile sulla pendrive. Chi mi vede per la prima volta, iscrivetevi, navigate nel mio canale, vedete quante lezioni potete trovare, quindi ci sono tutti i corsi del Bayer, Cesi Marciano, musica classica, insomma di tutto di più. Vi ricordo sempre, per chi fosse interessato ai collegamenti via Skype o Meet, di avere consulenze, lezioni, insomma qualcosa volete, vedete, ci sono i recapiti per poter contattarmi. Bene ragazzi, detto questo andiamo a fare subito questo video, dove come sempre in versione libera free vi faccio vedere come deve essere fatto l'esercizio, e poi invece dopo per studiarlo insieme come sempre vi porto su patreon.com/brustudiorecord. Benissimo, allora diamo subito il via a questa 35esima lezione del mio metodo, il metodo Gennari, esercizio 48. Ok ragazzi, eccoci qua, vediamo subito, non ho messo, non ci sono diesis e bemolli in chiave, ma sono tutti posti in battuta, anche questo che vedete è una stampa provvisoria, quella che vedete qui nel video, perché quella definitiva sarà leggermente diversa, ben impaginata, fra l'altro il libro è disponibile, ok, quindi già da questa settimana sto facendo preparare dal programmatore la pagina web del mio sito, che quindi insieme ai corsi sarà anche possibile andare a prendere il libro vero e proprio, quindi il cartaceo di questo mio metodo. Ok, quindi come stavo dicendo, non ci sono diesis e bemolle in chiave, ma sono tutti posti direttamente in battuta. Allora, metronomo 100 come sempre, e andiamo a vedere questo esercizio 48. Pronti? Abbiamo visto quindi l'esercizio come deve venire a mani unite, vedete, non è difficilissimo, quindi come sempre l'importante è capire il disegno che devono andare a fare le due mani e come devono essere sincronizzate, poi lo stesso disegno viene riportato spostandosi continuamente di tonalità, quindi si parte stando in sostanza in do minore, poi si va in re minore, qui non abbiamo nessun diesis o bemolle, in do abbiamo il si e il mi, vedete abbiamo il si e mi, quando andiamo re minore non abbiamo nessuna alterazione in chiave, e quando andiamo poi in mi minore avremo il fa diesis. Poi dopo si torna indietro in re e si torna indietro in do minore, quindi con il mi bemolle e il si bemolle, e finisce l'esercizio. Bene, allora adesso andiamo a vedere i dettagli e quindi come andare a studiarlo, perché c'è da curare molto bene un passaggio che dobbiamo fare con le dita, perché questo passaggio, se viene fatto bene in maniera corretta, vi renderà fluido e facile fare l'esercizio. Se non fate bene questo passaggio, tutto vi rimane più difficile. Allora andiamo a vedere appunto la mano destra, è proprio sulla mano destra che c'è questo passaggio.
parte da questo Do, quindi. Abbiamo visto allora come deve essere fatto, finito, l'abbiamo studiato insieme, l'abbiamo visto come deve essere fatto, non è fra i più difficili, vedete che poi anche a livello di difficoltà si alternano un pochino gli esercizi, c'è quello più difficile, poi c'è quello un po' più facile, perché vi faccio prendere un po' più di respiro, questo ha lo scopo, il fare un esercizio difficile, poi dopo metterne uno meno difficile, vi dà anche un attimino di respiro tecnico, si suol dire, prima per affrontare poi gli altri che vengono, perché più andiamo avanti più saranno difficili. Comunque ogni esercizio ha i suoi bei perché, come questo qua, questo passaggio delle dita è fondamentale, perché sincronizzare le due mani, a questo punto cambiando anche impostazioni e diteggiatura delle dita, anche questa è una difficoltà che dovete imparare, e tutto a una velocità decisamente contenuta, perché il metronomo a 100 è un moderato un po' più veloce, non è di certo un veloce o un allegro o un allegretto, eh? Quindi affrontateli con calma, piano piano, pazienza, e soprattutto prima di passare all'esercizio successivo, mi raccomando, fate bene questi qua. Quindi dovete essere, come ho detto l'altra volta, molto autocritici nei vostri confronti, quindi occorre un ottimo self-control e dire ok, lo sto facendo bene, posso passare a un altro, perché se passate all'altro esercizio ma non avete fatto bene questo, rischiate poi di pasticciare tutto e di non raggiungere quello che è il vero scopo di questo metodo, che è quello appunto di sviluppare la sinistra e di sincronizzare bene le mani insieme, fino ad andare a fare poi esercizi molto più difficili, che sono quelli che se poi dipende un po' da che tipo di musica suonate, ma poi indipendentemente da quello, le difficoltà su pezzi tecnici li troverete in avanti, quindi questo è un metodo che vi aiuta a superare queste difficoltà. Bene ragazzi, detto questo, io non posso far altro che augurarvi una buona musica, una buona serata, un buon divertimento, quindi mi raccomando con la musica, e fate anche quello che vi piace, non solo studiare, come dico sempre. Questa settimana, come ho detto prima, ho dato incarico al programmatore di inserire all'interno del mio sito la possibilità appunto di andare a acquistare il metodo, perché questa settimana sarà pronto, e quindi lo potete anche reperire in forma cartacea. Ci sarà anche una versione in PDF tutta digitale scaricabile, che però lì dovete poi avere voi l'accortezza di andarvi a stampare tutti i fogli, o se avete un tablet grosso ve lo tenete davanti sul pianoforte. Insomma, con la tecnologia si possono fare tante cose oggi, però io noto che la maggioranza di voi preferisce avere ancora il buon libro davanti e poterlo studiare in questa sul forma cartacea. Bene ragazzi, dai, io con questo vi colgo questa occasione per porgervi il mio solito consueto bye bye.